che a novembre succede una cosa molto importante in America. Vince Biden. Did it. We did it, Joe. You're gonna be the next president of the United States. E vince con Kamala Harris, prima donna vicepresidente. Che succede? Per noi cambia qualcosa? Per noi? Cambia il fatto che negli Stati Uniti torna una politica più interventista, mentre quella di Trump era più isolazionista. Secondo me con Biden avremo qualche guerra in più rispetto a quelle che abbiamo avuto con Trump, che essendo un isolazionista se ne fregava del mondo. Tu non sei felice di questa vittoria? Come se fossi un americano sarei felice. Come europeo credo che avessimo più da guadagnare con Trump, perché Trump ha tolto le mani dal mondo. Anzi, sono successe delle cose strane. Sotto Trump c'è stata la pace fra le Coree, ci sono stati gli accordi fra Israele e alcuni stati arabi, c'è stato il... Non chiamiamola pace, diciamo un piccolo raffreddamento, anche se la guerra continua in Afghanistan. Ma dimmi una cosa, questo signore qua che esce di scena è un grande colpo per i populisti, in qualche modo la fine dell'illusione populista a livello anche mondiale? Ma sai, il populismo non credo che l'avesse inventato Trump, il populismo l'ha inventato Juan Domingo Perón negli anni 50 in Argentina, anche se si chiamava populismo. Torna il populismo è insito, esatto. È insito nella politica televisiva e nella politica social, quindi se qualcuno si illude che caduto Trump cadrà il populismo, credo che avrà delle... Il populismo è la caratteristica della politica dagli anni 80-90 e a maggior ragione adesso con le campagne elettorali fatte sui social. Andiamo a dicembre.